Ciao ragazzi, benvenuti a The Wildlife Corner, il canale della fotografia naturalistica. Oggi vi parlerò della Nikon Z6, della mirrorless di casa Nikon, di cui ho fatto una sorta di recensione basata sulla mia esperienza di utilizzo sul campo e in base agli ultimi aggiornamenti firmware che ci sono stati. Avevo anticipato circa una decina di giorni fa che avrei fatto questa recensione, sono andato anche a fare una prova sul campo. Sto registrando questo video nel mezzo di una delle più grandi emergenze sanitarie del nostro paese, probabilmente negli ultimi 100 anni, che è il coronavirus. E sono stato un po' indeciso se fare o non fare questo genere di video in questo periodo. Ho deciso però di farvi lo stesso perché c'è già una grandissima quantità di informazione su quell'argomento da fonti ufficiali e verificate e credo che sia importante in un momento di crisi come questo, in primis, rispettare le regole di condotta che dobbiamo rispettare tutti per evitare di peggiorare la situazione, anzi auspicabilmente per migliorarla in tempi molto brevi, e d'altra parte c'è bisogno un po', secondo me, anche di alleggerire i propri pensieri, pensando anche ad altro, pensando anche a quello che faremo quando l'emergenza sarà finita, sperabilmente nelle prossime settimane o tra qualche mese, insomma il tempo che sarà necessario. Però ecco, l'importante secondo me è anche non mollare psicologicamente e cercare di fare cose che alimentino in positivo il nostro sistema immunitario. Allora, detto questo, parliamo di argomenti più frivoli, e cioè della Nikon Z6. Allora, la Nikon Z6 in questo momento sta registrando il video, quindi non ne ho una a disposizione da farvi vedere, anzi ho qui con me la mia vecchia reflex, la Nikon D850. E vi faccio prima una panoramica di che cosa penso io del mondo mirrorless in base all'esperienza che ne ho fatto. E poi vi dico anche le mie impressioni sulla mirrorless di casa Nikon. Allora, per quanto riguarda il mondo mirrorless, io ci sono approcciato un po' di tempo fa, meno di un anno fa, perché ero molto curioso di vedere se tutta l'informazione che c'era, tutte le notizie che c'erano su questa nuova tecnologia avesse un fondamento, oppure se fosse semplicemente marketing, pubblicità, la solita guerra ai megapixel o a comprare, diciamo, la tecnologia più moderna. In realtà poi ho verificato invece che si tratta di una interessantissima evoluzione del mondo fotografico e non ho dubbi che il futuro della fotografia sia in quella direzione, perché le mirrorless offrono una serie di vantaggi. Quali sono i vantaggi essenziali? Allora, intanto le mirrorless non hanno più un mirino ottico come questo, ma hanno un mirino elettronico, il che vuol dire che in questo mirino elettronico noi possiamo avere l'esposizione in tempo reale, possiamo vedere come verrà la nostra foto effettivamente prima di scattarla, possiamo avere delle informazioni in sovraimpressione che ci danno per esempio l'istogramma e tutta una serie di altre funzioni. Poi le mirrorless, per lo più quasi tutte le mirrorless moderne, hanno il sensore stabilizzato, cioè vuol dire che già la macchina fotografica è in grado di compensare parte delle vibrazioni e dei movimenti che noi induciamo, consentendoci di fare video più stabili, di fare fotografie anche a tempi estremamente bassi a mano libera. E consentendoci, tra l'altro, anche a causa della mancanza dello specchio, di poter fare foto in modalità totalmente silenziosa. Molte mirrorless sono anche un po' più leggere, un po' meno ingombranti delle reflex. Poi questo però è un discorso relativo, perché poi comunque le lenti possono essere comunque più o meno corpose, in base anche a quelle che sono le scelte dei brand, ma comunque una mirrorless full frame più o meno avrà delle lenti, diciamo, di dimensione similare. Però ecco, secondo me proprio questa quantità maggiore di elettronica e questa intelligenza software maggiore sono la caratteristica interessante, e cioè il fatto che, essendo molto demandato al software e all'elettronica, è possibile avere anche degli aggiornamenti consistenti pur avendo acquistato una macchina fotografica
che aveva certe caratteristiche all'atto dell'acquisto. Per esempio, nel caso della Nikon Z6, tra il firmware 1.0, che è quello con cui io l'ho acquistata, e quello che c'è adesso, che è il 3.0, c'è una differenza veramente sostanziale che adesso poi vi vado a raccontare. E questo è importante soprattutto per il discorso della capacità dell'autofocus, per esempio, di algoritmi nuovi che vengono aggiunti, miglioramento del tracciamento, ma anche magari aggiunta di nuove funzioni che al momento del rilascio non erano ancora completamente pronte. E questa evoluzione secondo me porterà anche un po' i produttori ad aggiornare forse meno l'hardware, preparandone uno già più capace, e aggiornare invece, magari vendere in futuro l'aggiornamento del firmware, quindi forse una forma di business, anche se vogliamo, un pochino più sostenibile. Per quanto riguarda la necessità di passare oggi a una mirrorless piuttosto che mantenersi sulla vecchia reflex, al di là di quelle che sono le caratteristiche della Nikon Z6 e degli altri marchi, vorrei aprire e chiudere subito una parentesi. Non è necessario passare una mirrorless per fare delle belle foto. Questo è un concetto di fondo che anima tutti i miei video. La maggior parte delle foto si fanno con la conoscenza dei soggetti, la conoscenza della tecnica, del proprio strumento, in particolare anche quelle naturalistiche è ancora più vero. Quello però che è vero anche è che le mirrorless offrono, diciamo, dei vantaggi, delle semplificazioni interessanti. Permettono di fare cose più semplicemente di come si faceva prima, per esempio nel mondo dell'autofocus, dove ci sono sistemi di tracciamento che indubbiamente sono molto sofisticati. Attenzione però, perché nel mondo Nikon questo è ancora parzialmente vero, e probabilmente anche in quello Canon, almeno fino ai prossimi rilasci, perché chiaramente sono macchine e software di prima generazione, quindi non sono ancora a livello di quello che è adesso universalmente riconosciuto come il leader di mercato in questo settore, che è Sony, che ha investito per 4-5 anni, forse anche più, in questa tecnologia e che quindi si trova in questo momento più avanti di tutti per determinate caratteristiche. Detto questo, se però si è interessati a una nuova macchina fotografica e si vuole fare un acquisto oggi, non si ha un parco di lenti, oppure semplicemente se uno è curioso di entrare nel mondo mirrorless ed è un utente Nikon o è un utente interessato a Nikon, come si posizionano la Z6 e la Z7? Allora, secondo me, per l'esperienza che io ho avuto con queste macchine, Nikon ha fatto dei prodotti eccezionali. Veramente, per essere dei prodotti di prima generazione, funzionano estremamente bene. Io ho avuto modo di sperimentare di usare la mia Z6, ma insomma mi dicono che più o meno la Z7 si comporti in maniera similare. E Nikon ha rilasciato all'inizio un firmware 1.0 che io ho avuto per qualche giorno, era effettivamente usabile ma non particolarmente entusiasmante come prestazioni. Poi ha rilasciato un firmware 2.0 che ha cambiato sostanzialmente il funzionamento della macchina, che è diventata una nuova macchina fotografica, estremamente più reattiva, più funzionale, con l'autofocus che funzionava meglio, insomma veramente un cambio epocale. Poi ha fatto un aggiornamento incrementale, che non ha portato grandissime novità, che è il 2.20, e poi adesso ha fatto un ultimo aggiornamento, che è il 3.0, che ha introdotto una nuova modalità di tracking a grande richiesta degli utenti, che fa più o meno una cosa simile a quella che era il tracking sulle vecchie reflex, e ha introdotto anche una caratteristica molto molto carina e interessante, che è il riconoscimento dell'occhio per gli animali. In particolare, in questo momento è limitato agli animali domestici, cioè cani e gatti, e si aggiunge a quello del riconoscimento dell'occhio umano, che già era stato introdotto precedentemente, forse migliorandone anche un po' la funzionalità. Per tutti i generi che non sono d'azione, secondo me Z6 e Z7 sono macchine assolutamente perfette. L'unico difetto, secondo me, che possono avere, se per voi questo è un difetto, è la mancanza del doppio slot di memoria. Molte reflex Nikon hanno questa caratteristica di avere due slot, e qui in questo caso ce n'è uno XQD e un altro che è SD. Molte macchine hanno due doppio slot
slot SD, e le mirrorless non hanno fatto questa scelta. Per contenere probabilmente i costi e gli ingombri, le prime due rilasciate hanno un solo slot di memoria. Ora, per me nella foto naturalistica non è un grande problema, per alcuni generi, per esempio matrimonio, eventi eccetera, dove chiaramente perdere le foto è un problema, questo potrebbe essere un ostacolo. C'è anche da dire che la scheda di memoria utilizzata da Nikon, quella XQD, e adesso compatibilmente con gli aggiornamenti che sono stati fatti, anche il nuovo formato CF Express, è sicuramente il migliore sul mercato, estremamente affidabile e con velocità impressionanti. Considerate che le XQD vanno intorno ai 400 MB al secondo e le CF Express triplicano più o meno questa capacità, forse anche più, quindi insomma si tratta di velocità veramente notevoli, oltre ad essere veramente robuste, con una percentuale di fallimento molto molto bassa. Però ecco, tenete presente, questo potrebbe essere, diciamo, un problema. Per il resto non vedo veramente ostacoli al loro utilizzo, l'autofocus funziona bene, macchine affidabili, qualità dei file stellare, ergonomia tipica di una macchina Nikon, ben costruite, ben pensate, menu ben fatti, veramente su questo credo che non si possa dire nulla. Sul genere invece di azione, io parlo in particolare della fotografia naturalistica, che è il mio genere, ma questo discorso si applica forse in maniera ancora più intensa per la fotografia sportiva. Secondo me queste macchine ancora non sono esattamente il top. Perché? Allora, cominciamo a dire intanto come si comportano. Allora, la Nikon Z6, specialmente con l'ultimo aggiornamento, è una macchina che comunque è capace di portare a casa scatti d'azione, in particolare nel mondo naturalistico. Ci ho fatto diverse foto sia ad animali statici che ad uccelli in volo, ed è assolutamente capacissima di portare a casa scatti decenti. La sua velocità però di aggancio dell'autofocus, di funzionamento dell'obiettivo, è ancora un pochino più lenta rispetto a una reflex, almeno una reflex di questa fascia, che è una Nikon D850. Questa, con questo battery grip, fa 9 frame al secondo. È vero che sono file molto grandi, quindi dopo una 25, 30 di file il buffer si satura, ma più o meno anche quello della Z6 si satura con la stessa quantità e fa sempre 9 frame al secondo. Ne fa 12 se messo in modalità a 12 bit anziché 14, ma diciamo che più o meno la caratteristica di velocità di scatto è più o meno simile. Però l'aggancio dell'autofocus, almeno sul mio obiettivo, che è il Nikon 500PF, è molto meno efficace. Dove per molto meno intendo che comunque è un oggetto che funziona, ma funziona con un lieve ritardo, che può essere quel lieve ritardo che fa perdere qualche scatto. Ecco, quindi se uno, diciamo, passa da una reflex come questa a una macchina come quella, probabilmente non ne sarà diciamo totalmente soddisfatto, ecco, dal punto di vista delle capacità dell'autofocus. Per quanto riguarda invece i vantaggi operativi, ce ne sono tantissimi, perché lo scatto silenzioso funziona benissimo, se il soggetto non si muove troppo non ci sono particolari effetti di rolling shutter, cioè del fatto che si curvino le cose perché il sensore non ce la fa. Chiaramente se il soggetto è estremamente veloce si vede. Per quanto riguarda poi la capacità di usare il live view qui dietro come se fosse il mirino elettronico, e quindi mettere in questa posizione il mirino, non abbassare lo sguardo e la testa, ma poter scattare direttamente da qui con la stessa velocità con cui lo si fa dal mirino elettronico, è un vantaggio enorme quando i soggetti sono raso terra. Quindi attenzione, perché questi sono vantaggi che in parte compensano la minor velocità operativa. E per quanto riguarda la prestazione dell'autofocus, secondo me per soggetti statici e mediamente veloci funziona più che bene. Per soggetti molto veloci bisogna fare i conti con questa maggiore lentezza. Attenzione però, perché anche se c'è, diciamo, una risposta leggermente meno performante, allora intanto le modalità tradizionali, cioè quella appunto singolo ad area dinamica, cioè quelle in cui noi magari ci mettiamo al centro del fotogramma
li mettiamo a fuoco e poi cerchiamo noi di seguire il soggetto, comunque funzionano piuttosto bene. Ma la cosa interessante che dà secondo me l'idea di dove Nikon sta andando sono le ultime migliorie che hanno fatto, perché il sistema di tracking che c'è nella Z6, secondo me, pur non essendo precisissimo, funziona in maniera molto migliore di quello che c'è su questa macchina. Allora, io il 3D tracking che sta sulla D850 non sono mai riuscito a utilizzarlo con grande successo nel mondo naturalistico. Forse quello della Nikon D5 sarà migliore, non ho avuto modo di provarlo, ma comunque è estremamente scomodo da usare, è difficile tracciare il soggetto, poi si è ristretti a un'area molto piccola del fotogramma. Il tracking invece che c'è sulla Z6 funziona in maniera diversa, perché c'è un box giallo, si può programmare uno di questi tasti qui davanti per farlo attivare. Quando si attiva, puntiamo la macchina su quello che vogliamo inquadrare, teniamo premuto o il pulsante di scatto se abbiamo la messa a fuoco qui, oppure il pulsante posteriore se utilizziamo questo come faccio io, e ricomponendo e spostando la macchina effettivamente il box rimane sul soggetto, permettendoci di ricomporre senza problemi. La macchina insegue per noi e questa è una cosa estremamente comoda e funzionale, e devo dire funziona benissimo. Funziona con i cani, funziona con soggetti in movimento, funziona anche con gli uccelli, con soggetti insomma che si muovono a velocità accettabili. Quando si muovono molto veloci, per esempio cani che corrono oppure uccelli che volano, diventa ovviamente meno preciso. Qui chiaramente entra in gioco anche la nostra capacità di seguirli, e questo, diciamo, secondo me, parte delle mie prove sono viziate dal fatto che chiaramente non l'ho provato per 6 mesi, ma l'ho provato per un tempo relativamente breve, e quindi magari migliorando la mia capacità di inseguirli, muovendomi, magari posso ottenere risultati migliori. Quello che ho sperimentato però è che c'è una percentuale di scatti fuori fuoco maggiore, cioè sembrerebbe dalle mie prove, ma come poi ho visto anche altri video su internet, che effettivamente il sistema di autofocus, pur mantenendo il box dove deve stare, non riesca a predire il movimento in maniera precisa, e quindi mette a fuoco un po' prima, un po' dopo, non mette a fuoco affatto, quindi insomma la percentuale di scatti non a fuoco è consistente. Tenete presente però che questo meccanismo che il firmware 3.0 ha semplificato e migliorato ha delle potenzialità non indifferenti. Ripeto, già per tracciare persone, soggetti che si muovono a velocità media, funziona perfettamente, e questo veramente è una grandissima utilità per la composizione e per lo scatto, veramente, veramente interessante. E, per quanto riguarda le altre novità, cioè il fatto che ci sia riconoscimento dell'occhio, allora, il riconoscimento dell'occhio era stato già introdotto in versioni precedenti per gli umani e devo dire funziona abbastanza bene, anche se per esempio per il riconoscimento umano ho verificato che per persone che usano occhiali come questi molto spesso non funziona, però diciamo c'erano anche un po' dei problemi, ogni tanto metteva a fuoco con aperture molto ampie le ciglia al posto dell'occhio, insomma non era super preciso, però adesso sembrerebbe essere comunque migliorato, almeno da quanto ho potuto sperimentare, ma è comunque una cosa estremamente utile che per un utilizzo non di laboratorio ma ragionevole nel mondo reale funziona piuttosto bene. E adesso funziona anche con gli animali domestici, cani e gatti, e funziona effettivamente, ho avuto modo di provarlo con diversi cani e anche con dei gatti, funziona molto bene. Funziona meno bene chiaramente quando l'occhio è più difficile da trovare, per esempio un cane completamente nero. Attenzione però, perché anche questo è il primo rilascio di una modalità, quindi si intravede che Nikon ha sicuramente individuato la strada giusta e ci sta andando veramente velocemente. Quindi io giudico questo aggiornamento firmware non tanto per le caratteristiche che porta oggi, quanto per le potenzialità che porterà domani, perché devo dire che se le prestazioni delle novità rilasciate non sono funzionali al 100%, funzionano magari già un buon 70-75%, ma già mostrano le potenzialità dei prossimi aggiornamenti. Chiaramente ci saranno dei limiti su Z6 e Z7 per le prestazioni del processore, del hardware, del processore delle immagini, cioè più di tanto chiaramente non potranno fare, ma sicuramente diventeranno ancora dei prodotti migliori, e sicuramente le prossime mirrorless di Nikon, si può cifra di un'ammiraglia che uscirà fra un po', saranno sicuramente veramente in grado di tener testa a macchine come queste, che sono sicuramente ottime, ma come vedete hanno dimensioni veramente impegnative, oltre a non offrire tutti quei vantaggi di cui vi parlavo.
Per quanto riguarda il difetto che ancora c'è, secondo me sostanziale, nella Z6 per quanto riguarda il funzionamento, è che non c'è ancora una completa integrazione di queste modalità nuove con il sistema autofocus. E vi faccio l'esempio del principale concorrente di Nikon in questo campo, ma anche di tutti gli altri, che è ovviamente Sony, che ha un sistema che si chiama Real Tracking AF, che praticamente integra tutte le cose insieme. Allora, mentre io in Nikon, per usare le modalità tradizionali, cioè appunto singolo, area dinamica, le seleziono, le uso, poi se voglio usare il tracking e riconoscimento facciale devo andare nella modalità autoarea, cioè che è quella in cui la macchina mette a fuoco da sola, praticamente una specie di modalità automatica. In quella modalità, se io non faccio nulla, riconosce gli occhi, sia degli umani sia degli animali, se l'ho impostato. Se però voglio usare il tracciamento, devo attivare il box di tracciamento nella modalità che vi dicevo prima. Ma se voglio riattivare l'utilizzo del riconoscimento degli occhi, devo ritogliere il box di tracciamento, cioè non c'è un modo automatico per fare tutto questo. Nel mondo Sony invece sì, cioè questa modalità autoarea è quella che praticamente vi permette di usare tutto nello stesso momento, e questa secondo me dovrebbe essere l'evoluzione che Nikon dovrebbe fare. Cioè io dovrei poter essere in grado di utilizzare una modalità come per esempio il punto singolo, l'area dinamica, che quando il soggetto è molto vicino mi danno la possibilità di spostare il punto con il joystick, con questi pulsanti, con quello che voglio, e diciamo metterlo nel posto dove io intendo, oppure semplicemente tenerlo al centro e posizionarlo sull'occhio del soggetto perché è più veloce, ma nello stesso tempo in qualche modo permettermi di attivare quando mi serve il riconoscimento dell'occhio e il tracciamento in maniera automatica o magari disattivabile quando voglio io. Ecco, questo sarebbe l'ideale. Voi immaginate un uccello in volo molto lontano e si attiva il subject tracking, lo segue, quando il soggetto è arrivato piuttosto vicino a me, chiaramente il subject tracking tiene a fuoco il soggetto, ma potrebbe tenerlo a fuoco non mettendosi sull'occhio, ma mettendosi sul corpo, sul becco, sul collo, e quindi a questo punto io vorrei poter passare, se funzionasse il riconoscimento dell'occhio, a tenere automaticamente sull'occhio l'autofocus, cosa che per il mondo degli uccelli è sicuramente più difficile, mi risulta che anche quello di Sony non sia ancora così preciso, oppure in alternativa passare alla modalità in cui sono io a scegliere, quindi ritorno in area dinamica o punto singolo, e quindi senza sforzo, senza perdita di tempo con i pulsanti, ritorno in questa modalità. Ecco, questo sarebbe secondo me l'evoluzione ideale che Nikon dovrebbe perseguire, cosa che ancora non è così. Vediamo quali sono le evoluzioni che porteranno i prossimi aggiornamenti, e speriamo che Nikon si muova in questa direzione. Per quanto riguarda quindi il mio giudizio complessivo sulle prestazioni della Z6 con l'autofocus 3.0, devo dire che insomma sono piuttosto soddisfatto, ripeto, per situazioni. Per tutti i generi di fotografia non dinamica secondo me sono perfette, per generi di fotografia dinamica come quella naturalistica un 70-80% delle volte consentono comunque di portare a casa gli scatti, ma se si ha una reflex di fascia medio-alta sicuramente non si risulta veramente sempre soddisfatti, perché la reflex porta ancora a casa degli scatti in condizioni più difficili, seppur con maggiore scomodità, perché tutte queste migliorie tecnologiche chiaramente semplificano il fatto di scattare foto. Quindi questo poi sta alla decisione delle persone capire qual è il giusto bilanciamento fra la velocità dell'autofocus, l'ergonomia, le funzioni, cioè magari rinuncio a un pochino di autofocus perché non faccio gli uccelli in volo ma fotografo mammiferi, mi accontento delle prestazioni, e magari preferisco avere una macchina che fa video e fotografie molto bene come la Z6 piuttosto che due macchine, perché questa fa dei video terribili e la Z6 fa dei video ottimi. L'autofocus di questa per il video assolutamente inusabile, mentre quello della Z6 direi che è praticamente perfetto, e magari mi accontento di questo. Ci sono dei fotografi naturalisti molto bravi che le utilizzano, e anche con successo. Per esempio c'è Morten Hilmer, che è un fotografo danese che ha un bellissimo canale che, se non conoscete, vi consiglio di guardare, poi ve lo lascio in descrizione, che le utilizza sul campo, le ha utilizzate anche in condizioni veramente difficili sull'isola di Ellesmere. In una spedizione di oltre 2 mesi ha fatto delle bellissime foto. Quindi ecco, non è che non si possano fare foto con Z6, Z7, anche di azione. Quello che diciamo dovete sapere se volete acquistarle, e qui vi consiglio sempre di provarle prima, è che ovviamente non avete un prodotto così
raffinato e dedicato alla foto d'azione, ancora come può essere una Sony A9, se vogliamo citare il top, ma anche come può essere una 7R4 che magari ha più limiti perché ha un numero di megapixel maggiori, una 7R3, ecco, non avete ancora quella fluidità d'uso e quella capacità, diciamo, di reagire alla situazione di azione con il tracking così forte, in particolare con la Sony A9, che sicuramente è un mostro nella messa a fuoco. Avete però delle macchine estremamente valide e performanti che vi consentono sicuramente di fare delle belle cose. Ultima precisazione, mi conviene passare a Sony o lenti Nikon, voglio fare foto d'azione, che faccio, passo a Sony? Questa chiaramente è una decisione che, diciamo, è sempre presa su basi individuali. Personalmente io ho piacere di provare le varie cose, prossimamente, se riuscirò, appena la situazione si sarà un po' normalizzata, avevo in mente di fare delle prove con un amico che ha sia Sony A9 che A7R4 e insomma di farmi un'idea anche sul campo delle loro funzionalità. Onestamente, passare a un altro brand è sempre una cosa costosa, dispendiosa, c'è sempre da valutare un sacco di fattori, quindi per me in questo momento non è assolutamente una priorità. Ricordate sempre che l'obiettivo della fotografia non è cambiare macchina fotografica, ma è portare a casa belle foto, e questi strumenti che io possiedo, cioè questa e la Z6, me lo consentono, sebbene in contesti leggermente diversi. La Z6 magari la uso più per il video, questa la uso ancora più per la fotografia, ma non disdegno neanche la Z6 per la fotografia quando mi capita, quando voglio semplicemente viaggiare leggero. Quindi ecco, uno strumento usabilissimo, però se venite da una reflex di fascia alta, tenete presente che ha comunque delle limitazioni. Ecco, questa è la mia esperienza anche dopo l'aggiornamento 3.0. Secondo me, quello che mi ha insegnato l'aggiornamento 3.0 è anche che alcuni limiti sono proprio, diciamo, di sistema. Secondo me, più di tanto la macchina non potrà migliorare nelle capacità di tracking di soggetti super veloci, ma quello che potrà migliorare, secondo me, sarà le funzionalità, il modo in cui diciamo saranno integrati tutti questi sistemi nel firmware. Non mi aspetterei un miglioramento sostanziale più di quanto non ci sia stato adesso, perché già mentre il firmware 1.0 era, ripeto, decente ma con un sacco di problemi, questo qui invece funziona veramente molto bene. Quindi secondo me, più di queste migliorie dal punto di vista della capacità di messa a fuoco non ci saranno, però potrei anche sbagliarmi e Nikon potrebbe stupirmi, questo non lo so, staremo a vedere nel prossimo futuro. Bene ragazzi, come al solito, se avete altre domande, dubbi, curiosità, me le potete lasciare nei commenti e ci vediamo nel prossimo contenuto. Ciao e a presto.